siamo qua con Michele Azzu e Marco Nurra, gli autori di Alginara Revolution. E volevamo chiedervi un po' di cose a proposito di come è nata l'iniziativa, ma più che come è nata l'iniziativa, quali sono state poi le cose che hanno fatto da contorno a tutto questo. Per esempio, avete avuto qualche aiuto da parte dei sindacati in questa iniziativa? La protesta dell'isola dei cassintegrati, Asinara Revolution questo lo racconta perché racconta l'evolversi dell'occupazione dell'Asinara da parte degli operai della Vinyls, un'occupazione che è durata 500 giorni, è stata una protesta a costo zero. Noi abbiamo sfruttato la rete proprio per creare il reality reale, come l'abbiamo soprannominato, quindi utilizzando Facebook per canalizzare l'attenzione di migliaia di persone attorno al problema della cassintegrazione. E dall'altro lato gli operai che occupano un ex carcere abbandonato, quello dell'Asinara, il carcere di Totorina e dei brigatisti. Quindi il libro racconta questo, racconta la protesta e racconta anche la rappresentazione della protesta che è stata fatta da parte dei media, una protesta che è approdata nelle principali redazioni dei giornali nazionali e europei, anche fuori dall'Europa, e anche negli studi televisivi di, per dirne una, di Santoro, di Anno Zero e di Luca Telese a Tetris, la 7. Un'altra domanda che volevamo farvi è: in quale modo, a vostro avviso, effettivamente è cambiato? Quali sono gli effetti del cambiamento di una protesta di questo tipo, che è la classica protesta in stile sciopero, occupazione, che però non ha così tanta visibilità se non quando va a sfociare effettivamente nei social media e in televisione? Ma guarda, in due modi. Anzitutto gli operai, e non solo gli operai, i lavoratori in Italia che protestano, penso a quelli del Teatro Valle che non sono certo operai, hanno capito che possono fare da soli, insomma non hanno più bisogno di sindacato che delle volte non risponde alle loro rivendicazioni legittime, e non hanno neanche bisogno dei partiti e anche quelli che tradizionalmente dovrebbero essere più vicino a queste lotte di lavoratori, penso alla sinistra. Hanno capito che possono fare da soli e che possono farlo bene usando la rete. E un'altra cosa importante è che io penso che questi lavoratori, anche grazie insomma, a quello che abbiamo fatto su internet col blog L'Isola dei Cassintegrati, adesso hanno capito che sono tutti sulla stessa barca, nel senso che devono collaborare assieme per protestare, per cercare di cambiare qualcosa in Italia. Insomma, adesso abbiamo un nuovo governo, io penso cosa farà questo governo per far pagare la crisi, chi la pagherà? L'idea così a naso che abbiamo noi è che la pagheranno sempre i soliti lavoratori, e ora più che mai insomma, è importante L'Isola dei Cassintegrati, perché tutte queste proteste di operai, di lavoratori che abbiamo in Italia collaborino assieme per cambiare qualcosa. Un'altra domanda che volevamo farvi è che cosa ne pensate per esempio di quello che sta succedendo adesso con la Fiat? Sta pensando di chiudere gli stabilimenti in Italia e effettivamente trasferirsi all'estero. Noi abbiamo incontrato ad esempio gli operai della Fiat a Torino. Diciamo che stiamo cercando di sfruttare le presentazioni del libro anche per incontrare i vari lavoratori che seguiamo da mesi sul blog. E c'è stata una testimonianza, io direi sconvolgente, nella sua normalità ormai, di una lavoratrice della Fiat che raccontava che proprio la sua testimonianza di lavorare 10 ore al giorno in catena di montaggio e rompersi. Perché comunque sono lavoratori che stanno lavorando a dei ritmi serratissimi e molti di loro stanno mettendo a repentaglio la propria salute. E noi vediamo ora la svolta che sta dando Marchionne, sta uccidendo anni e anni di rivendicazioni sindacali, ed è recentissima la notizia di Termini Imerese. Ma poi soprattutto, insomma, a quello che dice Marchionne non ci crede nessuno, ormai è segreto di Pulcinella che la Fiat vuole delocalizzare e basta. Non c'entra la produttività, il costo del lavoro influisce in minimissima parte sugli esiti dell'azienda. La Fiat non fa più profitto, ma perché? Perché non si fanno più macchine e tutte queste aziende che chiudono, cominciamo da Melfi per arrivare poi a Pomigliano, adesso Termini Imerese, Mirafiori anche. Insomma, tutti questi che erano gioielli dell'industria in Italia non stanno licenziando operai per produrre di più, stanno licenziando per andare in Serbia, in Croazia, dove il lavoro costa meno, appunto. Cosa ne pensate del fatto che effettivamente con l'uscita da Confindustria della Fiat effettivamente non si rispetteranno più gli accordi con i sindacati? Ma guarda, penso che adesso il sindacato si trova quasi nella nostra situazione, si trova a dover fare da solo. Io penso che insomma da ogni crisi nascono anche le opportunità, no? Adesso la FIOM, penso, spero anche la CGIL tutta, si trova davanti a
dover trovare delle nuove soluzioni, no? A dover fare delle nuove scelte. Io penso che debba ascoltare di più gli operai, che molto spesso hanno manifestato anche contro la CGIL, penso anche alla Fiat, penso anche alla FIOM che è entrata in contrasto con la CGIL. Penso che da questo possano nascere delle nuove prospettive, chissà, magari anche assieme all'isola dei Cassintegrati. Che cosa ne pensate del fatto che i sindacati in Italia siano effettivamente un fronte molto frammentato, effettivamente, perché sono in tutto, se si va effettivamente a contare anche quelli più piccoli, sono una decina circa, e anche quando si sciopera non fanno effettivamente un fronte comune e compatto. Noi di questo abbiamo parlato anche con un sindacalista, perché c'è da dire una cosa: in tutte quante queste lotte ci sono sempre delle figure sindacali che ci credono e ci mettono il cuore nella protesta. Normalmente l'assenza più pesante è proprio quella del sindacato nazionale, che come dici tu è frammentato e non riesce mai a mettersi d'accordo. E secondo me questo non succede solo in Italia, secondo me questo sta succedendo, io ad esempio che vivo in Spagna lo vedo anche in Spagna. Questa frammentazione riproduce esattamente le dinamiche della politica. Questo sindacalista ci faceva notare, il sindacato un tempo era forte perché tutti gli operai erano iscritti, però quello che diciamo noi è che gli operai si ritirano la tessera del sindacato nel momento in cui nel loro vissuto personale hanno avuto una delusione forte dal sindacato, perché le persone prima di ritirare la tessera, prima di abbandonare il sindacato, ne devono aver sofferto di cose. Quindi secondo me sta al sindacato farsi un bel esame di coscienza e da questo riacquistare quella forza che gli possa permettere anche di unirsi sotto delle prospettive uniche. Certo è molto difficile, perché ascolti il sindacato dei cattolici che dice lì che è lì per rappresentare gli industriali, e insomma stiamo partendo da molto lontano, diciamo. Quindi quali pensate siano effettivamente i prossimi passi da fare per migliorare la situazione anche alla luce del nuovo governo? Ma guarda, questo nuovo governo, almeno come slogan, è partito bene, nel senso hanno detto ascolteremo tutte le parti sociali, anche quelle insomma fuori dai partiti. Il problema della frammentazione del sindacato arriva proprio da questo: se un sindacato vero sta lì per difendere i lavoratori, e parlo della CISL come della UIL, come della CGIL, come della FIOM, ascolta davvero le rivendicazioni dei lavoratori, allora lì si capisce che il sindacato deve lottare unito. Quando un sindacato diventa troppo estremo da una parte o dall'altra, è chiaro che ognuno fa il suo interesse personale di sindacato per ottenere la legittimità e le rivendicazioni del sindacato stesso, non dei lavoratori. E questo, guarda, rimanda anche ai partiti, nel senso la sinistra ha ormai perso la tematica del lavoro. Ecco, noi abbiamo fatto il blog dell'Isola dei Cassintegrati proprio perché quello che pensano davvero gli operai, quello per cui lottano e le loro lotte arrivano alle orecchie non solo delle persone della società civile o degli altri lavoratori, ma soprattutto ai partiti che dovrebbero interessarsi di questi operai, di questi lavoratori, e ai sindacati. Quindi io penso che un sito come l'Isola dei Cassintegrati ora sia importante proprio per questo, perché i nostri rappresentanti istituzionali leggano davvero cosa pensano e cosa fanno gli operai. Se qualcuno vuole vedervi di persona, le prossime presentazioni del libro dove saranno? Allora, stiamo programmando di tornare qui a Milano, a Leoncavallo. C'è da dire una cosa: noi facciamo le presentazioni sempre cercando di incontrare tutti quegli operai di cui raccontiamo nel libro. Saremo a Cagliari, c'è stata la vertenza della Rockwool che abbiamo seguito per molto tempo, e il Sulcis. Il Sulcis è la zona più povera d'Italia, hanno chiuso un sacco di imprese. Poi da lì cercheremo di muoverci un po' per tutta Italia. Chi ci invita, sono tantissime le persone che ci invitano, ecco, questo volevo dire. Stiamo cercando di organizzarci anche noi per riuscire a coprire tutto il territorio e a conoscere gente che conosciamo già da mesi attraverso internet, e incontrarci per la prima volta di persona è sempre una grande emozione. Marco, Michele, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi stasera, e in bocca al lupo davvero per il vostro progetto. Grazie a te.